seconda edizione di Sud Hospitality, il salone per hotellerie ed extra alberghiero. Siamo a Napoli alla stazione marittima e l'edizione del 27-28 febbraio 2019. Seguite il servizio. Francesca Adabbo, responsabile marketing di Expedia Group. Francesca, un momento importante fieristico, ma anche di incontro e di interscambio. Assolutamente, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare gli albergatori napoletani perché vogliamo essere più presenti e più rilevanti sul territorio. Ci auguriamo che queste iniziative aumentino, migliorino ed incrementino l'affluenza, perché hanno bisogno sicuramente di essere incentivate, così come la presenza dei nostri amici albergatori. Telegraficamente, il ruolo di Expedia in seno a questo comparto importantissimo per chi non è addetto ai lavori, chiaramente. Beh, Expedia è una OTA, ovvero un online travel agency. Ci occupiamo di ospitalità praticamente da 20 anni e portiamo e costruiamo destinazioni insieme agli albergatori. Camminando nei corridoi, nelle parti, nei padiglioni di questa importante fiera tutta napoletana, incontriamo Gianni Vannella, tourist manager. Gianni, come sta andando? Siamo all'interno. La situazione sulla città di Napoli è in netta evoluzione. Siamo tutti attenti e siamo in attesa di nuovi arrivi, ma soprattutto di nuovi mercati. Un mercato, ormai Napoli è diventato un luogo, un mercato nuovo, importante, un riferimento turistico internazionale. Abbiamo soprattutto interesse verso queste nuove rotte che la Ryanair sta aprendo sulla città di Napoli, nuove 27 destinazioni, e quindi come facciamo incoming così faremo outgoing, quindi insomma la preparazione nostra è sempre più attenta.